pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Amici appassionati, ben trovati da Piero Gipardo e Stefano Nava qui con me per il commento tecnico. Si attende solo il segnale dell'arbitro per dare il via a questa sfida della Weekend League, sfida che è garanzia di gol e spettacolo. Sfida dal significato particolare per i padroni di casa, una vittoria li proietterebbe alla divisione successiva, ma guai a fare calcoli, devono scendere in campo e pensare solo a dare il massimo e giocare il loro calcio come hanno fatto finora. D'altronde Insigne, Tonali, Hernandez prova a sfruttare le corsie, occhio a Cristiano Ronaldo, sale Insigne, ecco Dybala, i Wanderers regalano il pallone agli avversari. Attenzione a Jamie Vardy che può essere sempre decisivo con la sua velocità, è tra i migliori marcatori del campionato e questo vorrà dire qualcosa. Va marcato stretto senza concedergli il minimo spazio, altrimenti ti punisce. Duncan, Dybala cercano il buco nella difesa avversaria. Barnes, i compagni si fanno vedere. Rooney può avanzare indisturbato. 1-0, trovano il gol subito. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Tifosi che protestano contro la mancata concessione del penalty nell'occasione precedente. Passaggio di Cristiano Ronaldo intercettato. Ha spazio per andare. Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Cristiano non può sbagliare. Ottimo l'intervento del portiere. Sarà corner. Occhio al corner. Non si fida, spazza via di pugno. Occhio a Salah. Palla interessante di Salah. Occhio al tocco filtrante. Ecco il gol. Il rasoterra che finisce in rete, il portiere non ci arriva. Ora conducono per 3-0. E sarà calcio di punizione. Insigne, serve Cristiano Ronaldo, ancora su Cristiano, c'è il tiro di Ronaldo, traversa, palla ancora in gioco, recupera un pallone pericoloso qui Lozano, niente da fare, gran recupero difensivo, appuntamento col gol rimandato, tentativo che si è infranto contro i legni. Regala qui il pallone. Tonali. Palla vagante adesso. Attenzione a Dybala. Grande intervento del portiere. Concedono il calcio d'angolo. Cristiano Ronaldo prova centralmente. La parata del portiere che dice di no. Dybala. Murato dal difensore. Brutto passaggio e pallone regalato. Lozano. Di ritorno su Dybala. Palla buona per Dybala, risolve con un intervento decisivo. Attenzione a CR7. Sale Insigne, occhio a CR7. Occhio a Cristiano, è arrivato il gol. Comunque non hanno voluto mollare.
Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Fanno possesso palla nella propria metà campo, possono permettersi di rallentare. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Pallone perso. Rooney. Gran palla in mezzo. E con questa sono tre le reti personali per lui. Prestazione da applausi. Ah, semplicemente incontenibile. Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. C'è il recupero di Koulibaly. Hanno recuperato bene grazie al lavoro di pressione. Rooney. Si fanno vedere i Wanderers. Non può fallire, attenzione. Grande recupero in area. Pressing sul portiere. Incredibile, porta vuota. Poteva e doveva fare decisamente meglio, invece qui non mi è piaciuto. Duncan. Paulo Dybala. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. C'è spazio davanti a sé. E c'è il gol. Palla in rete. Si riparte sul punteggio di 4-2. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Prova Cristiano Ronaldo. CR7 supera l'avversario. Tonali. Supera il proprio marcatore. Arbitro che dice che può bastare 4-2 alla fine del primo tempo. Primo tempo che va dunque in archivio. Vedremo se i due allenatori faranno dei cambi nell'intervallo oppure se le squadre scenderanno in campo anche nella ripresa con la stessa formazione titolare. Ha dunque inizio il secondo tempo di questa sfida della Food Champions Weekend League. Ed è qui che si deciderà la partita. Non cambiate canale, eh? Mi raccomando. Paulo Dybala. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. Sbaglia Cristiano Ronaldo qui. Vardy. Si spingono in avanti i Wanderers. Vardy. Koulibaly un muro. Occhio a Salah. Recupera un pallone importante sulla fascia. Duncan. Lozano. Cristiano Ronaldo col pallone. Ancora su Cristiano. Ottima chiusura difensiva. Rooney cerca il compagno. Occasione. La parata del portiere che dice di no. Pressing sul portatore di palla. Palla vagante. Fuori. Sarà fallo laterale. Pallone intercettato senza problemi. Buona l'intuizione qui. Uscita coraggiosa del portiere che qui ha fermato l'attaccante lanciato a rete. Un intervento decisivo, ha evitato un gol sicuro. Bravi qui a bloccare tutto. Sarà fallo laterale. Duncan. Grande intervento del difensore. Dybala. Può avanzare indisturbato. E c'è il gol. Si portano adesso a meno uno. Attenzione.
rimonta possibile adesso. Un match che non finisce di stupirci. 4-3 dopo questo gol. Vardy. Buon pallone filtrante. Ottimo intervento in anticipo del portiere. Tonali. Dybala. Perde palla Ronaldo. Riconquista il pallone. Cristiano Ronaldo. Un'entrata decisa e efficace. Pressing che ha dato i suoi frutti. Nuovo possesso palla. Cristiano Ronaldo. Buona l'idea qui. Hanno segnato. Un gol che premia i loro sforzi. Hanno pressato bene recuperando palla. Stiamo vedendo davvero una rete dopo l'altra, uno spettacolo incredibile. Hector Bellerin. Giocata interessante per il compagno. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Hernandez. Duncan. Di ritorno su Dybala. Attenzione alla CR7. Non si fa sorprendere. Si riprenderà dunque con il corner. Ottima chance per portarsi avanti. Sta per arrivare il momento del cambio. La mette in mezzo. Intervento provvidenziale del portiere. Guadagna metri. Lottano per conquistare il pallone. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Occhio alla verticalizzazione. Occhio a Salah lateralmente. È in buona posizione. Grande recupero in area. Ronaldo. Passaggio di Cristiano Ronaldo intercettato. Poco alla fine. Un'altra azione, un'altra possibilità. Recuperano palla. Palla rubata in una zona pericolosa. Vardy. Non ha dubbi l'assistente. Posizione irregolare di Wayne Rooney. Situazione di parità quando manca poco da giocare. Tutti a caccia del lampo vincente. Avanzano, riescono a fermarlo, attenzione. Difesa in difficoltà questa. Palla consegnata agli avversari. Rooney. Salah. Occhio a Salah che può anche passarla. Vardy. Grande tempismo in questo anticipo. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Possesso palla interrotto. Ci provano ancora, vogliono la vittoria. Buon pallone filtrante. È un gol adesso molto pesante che li porta in vantaggio. Manca poco da giocare. Probabile dunque che questo possa essere gol partita. Difficile che ci sia spazio per una reazione da parte della squadra avversaria. Un gol che sembra veramente una doccia fredda per la squadra che l'ha subito. Non se l'aspettavano. Hanno pagato un momento di disattenzione che purtroppo gli costerà molto, molto caro. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Occhio a Rooney, un gran gol di Wayne Rooney.
Si riparte dal risultato di 6-4. Sicuramente non stanno mancando i gol. Secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Fine dei giochi, gara che va in archivio con il successo della squadra di casa. È una vittoria che vale l'accesso alla divisione successiva. Tutta la gioia sui volti dei giocatori per questo risultato. Nella Weekend League non esistono impegni facili. Ogni partita è una sfida all'ultimo gol. Servono testa, gambe e cuore per poter... I compagni si fanno vedere. Può avanzare indisturbato. 1-0, trovano il gol subito. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. Ha spazio per andare. Si portano a più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Occhio a Salah. Occhio al tocco filtrante. Ecco il gol. Il rasoterra che finisce in rete, il portiere non sale in